ci vuole un fisico bestiale, perché siamo barche in mezzo al mare. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, a quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Luca è particolarmente orgoglioso di questo progetto perché si vede da come ne parla, da come lo suona e da come lo racconta. Ci vuole un fisico bestiale. Un album così non l'avevo mai fatto, quindi questa cosa di far rileggere ad altri artisti con la loro anima, la loro sensibilità, la loro voce magica queste canzoni, per me è stata un'esperienza bellissima. Raccoglierli in un album è un lavoro molto importante, che magari chi lo guarda dall'esterno può sembrare il solito rimettere insieme delle vecchie canzoni, e invece è un progetto completamente speciale. E lo dice anche mio zio, sana il corpo sano, e adesso sono convinto anch'io. Cantare c'è sempre una canzone, un testo e una canzone sono regalata da Luciano Ligabue, dà proprio un senso anche al mestiere. Assolutamente, devo dire che io ho scelto questa canzone che Luciano mi ha fatto sentire nel suo studio a Correggio, non solo perché mi piaceva moltissimo, ma anche il concetto e questo, il titolo e il refrain che torna continuamente, c'è sempre una canzone ancora da sentire, è un po' la filosofia nostra, cioè appena hai finito qualcosa però sai che deve... Il rap mi ha sempre interessato e di recente fino a un certo punto, è già da 10 anni che seguo Fabri, che mi piace molto. La cosa che mi rende felice è il fatto che stia piacendo questa canzone, che in effetti è nata per contenere il rap, è nata mentre la scrivevo, pensavo subito che nella strofa ci sarebbe stato bene il rap, ho subito pensato a Fabri, quindi non è un... Sì, una scelta... Una scelta strana, è nata proprio con l'ispirazione per essere con lui, non pensavo che fosse così facile averlo, nel senso che so che il mondo è quasi più chiuso di quello del jazz. Esatto, magari non sempre accettano di entrare in contatto con altri mondi, invece Fabri ha dimostrato anche di essere molto aperto, come aperto, vorrei evidentemente, insomma, di avere stima anche del tuo lavoro. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo barche in mezzo al mare.